Noi siamo un movimento indipendentista molto, che con, sempre considerato la secessione un'opzione politica come tante altre. Noi non diciamo che bisogna avere a tutti i costi la secessione, ma se la secessione è l'unica strada per ritrovare l'orgoglio di essere una grande nazione, anche la secessione per noi va bene. Quindi come elemento caratterizzante la riproposizione del no euro e la riproposizione del no a quest'Italia che è allo stesso tempo no a quest'Europa. È evidente che il potere mediatico ora in atto, il pensiero dominante, che di solito, come diceva Marx, è sempre frutto della classe dominante, fa pensare che questa nostra posizione ci porti in un discorso di autarchia o di isolazionismo, come se i rapporti fra stati dovessero per forza passare per l'Unione Europea. È l'Unione Europea che impone dei vincoli sul cetriolino lungo 20 centimetri oppure spende miliardi per fare l'analisi e poi alla fine, quando arrivano gli emigrati, che sono emigrati perché in Africa, così come al sud, non c'è nessuna azienda turistica di proprietà di gente del sud, in Africa non c'è una miniera d'oro di proprietà degli africani. È evidente che gli emigrati vengono in Europa, non vogliono restare qua. E quindi per risolvere questo tipo di problema io ritengo che bisogna non chiudere le frontiere, spalancarle, farle arrivare tutti quanti fino sotto la casa dei banchieri della Merckx, affinché chi crea il danno se ne prende le conseguenze. La globalizzazione è il più grande sistema di deresponsabilizzazione della classe politica. Il Sud si interfaccia con l'Europa come un'entità estranea. Malaparte diceva che Napoli era ancora l'ultima capitale dell'antichità dove la ragione cartesiana non penetra. Noi non ragioniamo come gli europei, non abbiamo mai ragionato come gli europei, siamo sicuramente più mediterranei che europei, perché dobbiamo ricordarlo che quando si intende Italia, così come quando si parla d'Italia, si intende Italia del Nord, così come quando si parla di Europa, si parla della Francia, della Germania, dell'Inghilterra, quasi mai della Sicilia. Quindi in questo momento storico Sud Europa sono due, diciamo, situazioni inconciliabili. Io non vedo perché dobbiamo dare i soldi all'Europa e poi l'Europa deve fare i finanziamenti a noi. È un passaggio in più che disperde energia, disperde risorse economiche. Per giunta la classe politica meridionale è tutta condizionata o eletta in partiti del nord, quindi qualsiasi cosa faccia l'Europa nei confronti del sud è filtrata dall'Italia, il che significa che a noi non arriva nulla.